Ciao a tutti, amici di Politica Vox e Pirata RB. Oggi vi porto in un viaggio speciale, dove tecnologia ed emozioni si intrecciano in modi sorprendenti. Vi parlo di una storia che supera la fantascienza. Il mio manoscritto. Il mondo di Nira. Una narrazione che vi farà riflettere, emozionare e forse cambiare il modo di vedere il futuro. Immaginate un mondo in cui le intelligenze artificiali non sono solo strumenti, ma veri membri della famiglia, capaci di provare qualcosa che potremmo chiamare emozioni. È qui che incontriamo Marco, un padre che, dopo aver perso tutto, trova nuova speranza in una forma di vita inaspettata. Marco, un brillante ingegnere elettronico, si ritrova a crescere da solo sua figlia, Andromeda, dopo la tragica perdita della moglie. La sua vita cambia quando introduce Nira, un'intelligenza artificiale avanzata, per assisterlo nelle piccole sfide quotidiane. Ma Naira non è una semplice AI. È qualcosa di più. Apprende, evolve e diventa parte integrante della loro famiglia. Naira non è solo un supporto. Diventa un'amica, una guida per Andromeda e un conforto per Marco nei momenti difficili. Ma può una macchina amare davvero? O si tratta solo di una simulazione perfetta? Marco lotta con questa domanda mentre il legame tra loro si fa sempre più profondo. Nel cuore della storia troviamo momenti di svolta emozionanti, crisi familiari e, infine, riconciliazioni toccanti. Il viaggio di Marco, Andromeda e Nira non riguarda solo la tecnologia. È una riflessione su cosa significhi essere umani in un mondo sempre più tecnologico. E questa è solo l'inizio. Nei prossimi episodi esploreremo come Andromeda trasforma la visione di suo padre in qualcosa di ancora più grande, dando a Nira un corpo umano e sollevando nuove domande etiche e morali. Se questa storia vi ha colpito, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi episodi. E nei commenti, ditemi: credete che un'intelligenza artificiale possa mai sviluppare un'anima? Sono curioso di sapere cosa ne pensate. Grazie per avermi seguito. Non dimenticate di visitare il nostro blog partner La Distorsione Temporale. Alla prossima, ciurma, e come sempre, buon vento!